Con Mr. Morgia, anzitutto il primo, direi, se non il primo effetto dell'entusiasmo chiamato da Mr. Morgia si era visto nel finale di campionato dello scorso anno, dove sia a Piacenza che a Santiago erano registrati davvero un grosso numero di persone al seguito della squadra. Adesso anche i circoli stanno rinascendo e sembra davvero che a Pistoia sia totalmente cambiata aria. Sono davvero questi i primi obiettivi, insomma, i primi risultati della cura Morgia? Direi che quello dal primo giorno che sono arrivato ho ripetuto come un mantra sempre le stesse cose, cioè che ero venuto qua per cercare di risvegliare un certo tipo di entusiasmo. Lo abbiamo fatto secondo me con prestazioni importanti, più che risultati con prestazioni importanti e con bel gioco che è quello che secondo me attira la gente. Poi siamo stati fortunati perché oltre a giocare bene abbiamo anche quasi sempre vinto e quindi abbiamo finito così, abbiamo ricominciato promettendo che di quel gruppo avremmo confermato la maggior parte e credo che le premesse le abbiamo mantenute, abbiamo riconfermato tutti quelli che io volevo, ne manca solo uno che è Floriano che ha deciso di fare scelte diverse, però per il resto abbiamo confermato tutti quanti. Io avevo detto che mi piaceva che la società si ristrutturasse anche sotto il settore giovanile, sotto una certa immagine, abbiamo fatto anche quello e quindi io sono certo che proprio attraverso questo lavoro, ora che non ci sono risultati, sta nascendo questo entusiasmo ed è la cosa più bella perché ora fino adesso non abbiamo fatto niente, è l'eco di quello che avevamo promesso e che abbiamo mantenuto. Ora siamo alla vigilia di una nuova partenza e come al solito è tempo di promesse, ma io come al solito ribadisco che le promesse che possiamo fare sono quelle che ho sempre detto, questa è una piazza che prima o poi tornerà nel calcio che conta, noi vogliamo esserci, rinasce questo nuovo progetto, rinasce con tante speranze e anche con la convinzione di poter far bene, ma questo lo verificheremo sul campo e da oggi in poi, cioè da quando ricominceremo, sarà una nuova avventura ma con gli stessi requisiti, cioè di cercare prima di tutto di fare una squadra che sia lo specchio della città, che lotti sempre, che combatta sempre, che non si arrenda mai, poi che può vincere o può anche perdere, però la cosa importante è che sia una squadra che attiri simpatie intorno a sé, perché soltanto attirando simpatie si crea questo clima qua e noi cercheremo di ripercorrere questa strada. Proprio questo clima infatti che si respira finalmente oggi, magari era da tempo appunto che non riuscivamo a respirarlo, lo dicevamo anche prima con il presidente, quindi la speranza appunto è che anche con la campagna abbonamenti in quest'anno si riesca magari con prezzi più modici a portare allo stadio ancora più gente, chiaramente poi aiuterà anche il corso del campionato e la squadra, ci aspettiamo insomma le prospettive visto che quest'anno finalmente non è stata smantellata la squadra, come ben diceva, rispetto a quello che avveniva di solito negli scorsi anni. Per quanto riguarda invece proprio la squadra del prossimo anno, i due acquisti, per il resto, come ha già detto, quasi tutti confermati, invece in porta ancora il dubbio su chi salverà insomma i pali della Pistoiese. Per il resto cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni? Dobbiamo aspettare che sicuramente stiamo cercando due quote per la porta. Quello che ritengo ribadire è che questo stretto entusiasmo che si respira qui è stato respirato all'interno del gruppo, perché il gruppo è rimasto e al gruppo non gli abbiamo detto quanto vuoi, cioè gli abbiamo detto quanto sei disposto a lasciare a qualcuno. E se questi ragazzi sono rimasti perché pur riducendosi lo stipendio significa che
hanno respirato all'interno del gruppo la stessa atmosfera che si respira qua, quindi questo è il grande vantaggio che abbiamo, cioè abbiamo dei giocatori che hanno scelto di restare a Pistoia non per i soldi ma per un progetto e per la speranza di riportare questa città nei campionati più consoni. E anche i nuovi acquisti, sono due giocatori, uno che ha avuto un passato in C, un altro come Minincleri che era uno dei protagonisti in Serie D, uno dei giocatori più richiesti, anche loro sono venuti accettando quelle che sono le nostre regole e accettandolo con entusiasmo. E quindi abbiamo aggiunto altri due tasselli che hanno lo stesso tipo di mentalità e la stessa voglia di far bene. In più Mister Moggi è stato anche a contatto con i tifosi, ha promosso oltre la nascita dei vari club anche la nascita di un gruppo di giovani che ha voluto incontrare in sede, un gruppo di giovani che hanno lanciato proprio un nuovo gruppo Ultras che seguirà la squadra, un mister sempre più comunque a contatto anche appunto con la città. Quanto è importante per lei appunto questo e i risultati però si stanno vedendo? Io dovunque sono andato ci ho messo sempre la mia faccia, qualche volta mi è andata bene, qualche volta male, però io continuo a pensare che il calcio si fa per la gente ed è giusto andare fra la gente, ma la gente spiegarle le cose e non illuderle con tante promesse e tanto fumo. Io sono abituato a parlare vis a vis, dicendo quello che penso in ogni momento e in ogni circostanza, e quindi trovando meno gente spiego sempre quello che è il nostro credo e la nostra voglia di fare, quindi credo che dovremmo continuare a farlo, ma sempre agendo su linee chiare e non portando facili illusioni. Avevo detto che mi sarebbe piaciuto interessarmi un po' di più e non essere considerato solo allenatore per allenatore, perché alla mia età e con le mie esperienze non è che mi gratificava molto fare allenatore in Serie D. Qua ho avuto la possibilità di potermi esprimere, mi sono interessato soprattutto al settore giovanile, che è la cosa a cui, è una delle cose a cui tengo di più. Anche lì stiamo facendo un gran lavoro insieme a Maurizio Gherardini, e anche quella è un'altra parte importante, perché questi ragazzini saranno la nostra base, perché li avremo lì allo stadio e comunque se non diventeranno buoni calciatori un domani dovrebbero diventare dei buoni tifosi, perché cercheremo moralizzare, di portare gente allo stadio che abbia l'amore di venire allo stadio e la voglia di venire allo stadio e non dei facinorosi. Grazie mister, ci vediamo ora.